se che era passato l'arsenale dallo Stato al Comune di Venezia, è scritto che ogni reddito che l'arsenale produce deve essere reinvestito all'interno dell'arsenale. Quindi lo Stato assume il 15%, ma c'è una legge dello Stato, un trasferimento per dire questo. Ti comunico così per curiosità che nei 7 anni di permanenza della società sono stati investiti 11 milioni, cioè per l'arsenale, cioè circa 1,5 milioni all'anno, investiti in opere di recupero dell'arsenale. Da circa 2 anni, oltre 2 anni, che il Comune ha assunto l'arsenale, non sono investiti neanche 1000 euro, quindi l'arsenale è in realtà male. Posso? Anche io ringrazio il sindacato per quello che ha fatto, perché è una materia che io in 4 anni di consigliere comunale ho seguito e ho presentato molte proposte, ma non sono state mai accettate né, si può dire, la centro-sinistra che gestiva né l'opposizione ha fatto questo. Però il problema che è stato creato qui, io vorrei portare a un certo punto che ha fatto un passaggio da chi ha redazionato sul problema del futuro, nel senso che c'è un piano di razionalizzazione delle società a partecipazione che firmò il commissario straordinario che deve essere approvato entro il 31 dicembre. Io ho presentato una relazione al sindaco attuale il 26 agosto e anche ho presentato anche all'assessore competente. Ed è importante vedere un attimo cosa viene incontrato da questo piano di razionalizzazione della società che voi state esaminando e come si potrebbe modificare in base a quello che dice dare la crisi. Perché secondo noi la critica che ho fatto in questi 4 anni al Comune è che creavano delle società, io chiamavo fantasmi, di cui queste società gestivano a parte e personale senza nessun controllo. Di cui alcune società avevano una specie di vasi cinesi, avevano gestivano 5-6 società, cioè una società che gestisce 10 sottosocietà, di cui 2 assunzioni e 2 parti, noi consiglieri non sapevamo niente e noi potevamo sapere niente. Quindi questa è una trasparenza. Era a un certo punto una gestione malsana della cosa pubblica. Io credo che non è un dubbio e lo fate a tutti i sindacati e anche qui a Covas, che ringrazio che sta facendo questa reazione, è di vedere come si può attuare il sistema del partecipato. Perché non solo a Venezia, vediamo a Roma, a Milano, i buchi neri vengono al 70-80% della società partecipata. E questo è stato quello che ho detto in 4 anni di consigliere comunale. Il problema è la reazione di piano che ha presentato il commissario straordinario non è un malvagio, perché credere che da circa 40-42 società partecipate direttamente e indirettamente ne vengono fuori solamente la metà, circa 19 società. E prevede anche che si doveva, attuando subito la modifica, io ho fatto un controllo visto che il mio mestiere fare il commercialista e l'economista, si prevedeva che entro il 31 dicembre vi era una riduzione di costi di circa 93.000 euro e potevano entrare 3 milioni e mezzo a seguito di dismissioni e cessioni di quote. Questi importi, io ho sempre detto, potevano essere utilizzati per finanziare i dipendenti pubblici, per dare i soldi ai detenuti e per assumere precari. In definitiva, ogni giorno che noi aspettiamo a fare l'attuazione di questa razionalizzazione, chi perde sono i dipendenti pubblici, chi perde la città. Il problema è stato detto che l'assessore presenterà il 31 dicembre una piccola modifica, però nessuno di noi sa che modifica farà. Ed è pericolosa perché in definitiva questa relazione, in base alla legge nazionale, è stata presentata anche alla Corte dei Conti. E la Corte dei Conti, entro il 31 marzo, vuole avere dal sindaco e dall'assessore competente una relazione di quanti costi sono ridotti e di che benefici si avranno. Oggi abbiamo 1 dicembre, nessuno di noi sa cosa farà la gestione nuova, quali modifiche farà. Io credo che in definitiva dobbiamo vedere esattamente come inquadrare questa società.
anche perché molte di queste società nel bilancio 2014 erano indebitate molto fortemente in verso il comune. Per esempio l'Insula, io ho scritto sul giornale ancora un anno fa, era debitata di circa 40-50 milioni. Il problema è il comune dava dei soldi di finanziamenti a queste società, perché essendo società per azioni, quando avevano un buco, dovevano a un certo punto o fallire o il comune doveva capitalizzare, se no venivano messi in fallimento. Quindi molte società hanno debiti verso il comune molto alti. Io ho visto, e vi ripeto, qui sono gli atti ultimi fatti, in definitiva, Vela, cosa prevede a un certo punto? Prevede che faccia parte delle società di mobilità. Questo è il progetto a pagina 23 che ha fatto il commissario straordinario. Dice che è affidatario, come diceva la signora, del servizio di promozione turistica e culturale della città di Venezia. Sulla base di tale situazione, scrive, pertanto non si ritiene di intervenire con operazioni societarie specifiche. Quindi Vela, secondo il commissario, deve restare, questo è previsto. Confermando quindi il mantenimento della partecipazione, ritenendo la stessa strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Quindi bisogna vedere se voi, noi cittadini, siamo d'accordo che continua così oppure venga a un certo punto ridotta, eliminata oppure modificata. Così come già approvato in Consiglio Comunale il 6 ottobre 2008, salvo l'eventuale cessione di una quota minoritaria ad altri enti locali. Dio che appunto invitava gli enti locali a avere una quota, entro il limite di consentire comunque il mantenimento del controllo della società in capo ad APM. Questa è la cosa importante. Invece, sì, poi vi faccio vedere le copie perché sono atti che mi interessano quando scrivo articoli sui giornali. Molto importante poi è il problema che si diceva dell'utile. Nel bilancio preventivo 2015, fatto dai miei colleghi del di conti, prevedono che l'unica società che ha un utile è la società, adesso vi leggo, ecco, l'utile netto, questo è il bilancio a pagina 26, l'utile netto dell'azienda speciale partecipazioni, sono previsti euro 5 milioni per prelievo utili e dividendi dalla società partecipata IVE. Quindi l'unica società che dà un utile è IVE di 5 milioni. Sappiamo da dove vengono questi soldi. Ma tre cose molto rapide. Gian Pietro Pizzo. La prima è che credo sia evidente ormai come il sistema delle partecipate sia il mondo alla rovescia, cioè sono società che devono essere degli strumenti che rendono più efficace, più agevole i servizi o le attività dell'amministrazione pubblica e che invece diventano dei pezzi completamente slegati che sfuggono a qualsiasi sistema di controllo politico, democratico e direi perfino contabile. Allora questa è la riflessione che va fatta perché è un sistema che genera opacità, è un sistema antidemocratico nel senso autentico del termine ed è un sistema inefficace. Il caso, io ringrazio molto il lavoro che hanno fatto i Covas perché penso che sia un buon esempio di come bisognerebbe applicare questo tipo di analisi di indagine a tutto il sistema, alla galassia complessiva dell'amministrazione pubblica e delle società partecipate. Perché? Perché dice che effettivamente appunto i cittadini non influiscono assolutamente nelle scelte, nelle grandi scelte. È stato il tema dell'immagine della città, il tema degli sponsor, e che dall'altro questa cosa probabilmente sfugge anche a pezzi interi dell'amministrazione dal punto di vista delle scelte, cioè diventano dei propri feudi costruiti e gestiti in maniera autonoma, in maniera inefficace. Perché quello che dicevate voi prima mi ha particolarmente colpito perché 20 milioni di fatturato di Vela con un utile di 50.000 euro significa lo 0,25% di utile, 0,25% d'accordo sul fatturato. Allora, questo significa sostanzialmente che i margini di ricarico 5% da una parte o 15% dall'altra in realtà sono totalmente
totalmente assorbiti da meccanismi di vera e propria, probabilmente, clientela interna di gestione, e quindi sono risorse pubbliche, potenzialmente pubbliche, sottratte. C'è un elemento aggiuntivo che segnalava giustamente Marco Zanetti, e che fa l'altro su una perdita secca dell'amministrazione pubblica, cioè ogni volta che la fatturazione viene fatta da un soggetto privato e non dal pubblico, il 22% di IVA va all'erario. Allora, io per primo ho fatto un'altra realtà, tra la proposta dell'1% dell'IVA ritorno in città, ma qui stiamo pagando il 22% anche di queste sponsorizzazioni. Ok? Allora, penso veramente che ci sia un meccanismo di totale perdita di controllo e di logica. L'ultima cosa che mi sento di dire è che dobbiamo esigere come cittadini un sistema di contabilità sociale, perché è l'unico modo che mette in fila i numeri. Perché se io pago 18 o 20 milioni, adesso non si sa neanche più quanti siano, di servizi extra di raccolta dei rifiuti legati alle attività turistiche, è evidente che le attività di evento sono fortemente impattanti dal punto di vista dei costi sociali e dei costi dei servizi pubblici. Allora io devo fare una somma algebrica di queste cose, perché se da una parte dichiaro più 50.000 euro di vena, più 50.000 euro, e faccio meno 18 milioni, capite che la situazione è disastrosa. Oltre a perdere qualsiasi controllo, giustamente, il tema del valore, qual è il valore della città, dell'immagine? Beh, io direi che un calcolo approssimativo potremmo farlo. Per esempio, la sponsorizzazione di Renzo Rosso di diesel, che è valore 5 milioni, ha significato tappezzare per non so quanto tempo tutti i vaporetti della città. E di questo probabilmente è un indicatore di qual è un valore, no? Poi dopodiché si passa a questi personaggi come se fossero dei filantropi della città. Quello era un tecnico, non era uno sponsor di un filantropo, era un autentico contratto commerciale. Bene, intanto vi ringrazio. E trovo che sia positivo che finalmente un sindacato diciamo si dia da fare, perché è già da 2 anni che lo diciamo, no? Appunto, anzi, lo dite voi, troviamo proposte, iniziamo a mettere il naso sul bilancio e finalmente si inizia a fare, perché io ho appena scritto anche su Facebook, effettivamente non conoscevo Vena così approfonditamente. Avevo analizzato altre società finora, il Casinò in particolare, però appunto ogni volta che ti imbatti in una delle partecipate scopri che in realtà i buboni del comune sono vari. Io credo che sia sicuramente importante la proposta che voi fate, la prima, quella della reinternalizzazione. E lì penso che anzi sia stata forse una leggerezza da parte dei sindacati quando è successa quella esternalizzazione, perché no, magari voi non esistevate, però io mi ricordo non per il caso di Vena ma per il caso di Insula, che c'è stata una delibera simile forse nel 2013, dove hanno dato gli incubatori, la gestione degli affitti, delle case pubbliche, e avevo proprio detto ai sindacati della Triplice quella volta, ho detto, ma avete visto quella delibera? Non dite niente, cioè sono fette di funzioni che vengono trasferite fuori, e in una situazione, in condizioni normali, in impresa privata, i lavoratori si solleverebbero, insomma, nel senso che è una cosa grave questa di togliere funzioni, perché poi alla fine questi della direzione turismo adesso cosa fanno? Giocano a 3-7 e con tutta la stima che si può avere per questi, come anche per quelli che gestivano prima l'arsenale, eccetera, eccetera. Cioè, sono tutte funzioni che sono state trasferite fuori, e quindi si pone il problema anche dei doppi uffici, delle doppie strutture. Io credo che, e questa è l'unica cosa che possiamo fare noi, assolutamente lavorare insieme, eventualmente voi lo farete come sindacato, noi lo faremo come movimento politico, e innanzitutto trovare anche la documentazione che manca.
quella sicuramente noi possiamo chiederla con accesso agli atti e quindi recuperare e fare luce sulla questione del cos'è che manca sul marchio e il fatto che ci sia soltanto un atto di indirizzo, che questo è gravissimo, perché gli atti da TUEL sono tre: sono delibere di giunta e delibere di consiglio comunale. Questi sono sono i due modi con cui si esprime l'amministrazione comunale, poi ci sono ovviamente le determine dei dirigenti. Il fatto che ci sia un semplice atto di indirizzo e che VEA si utilizzi, ad esempio in questo caso lo spazio della pescheria, è una bestialità incredibile, nel senso che probabilmente gli atti che compie e la pubblicità che fa quello spazio sono del tutto illegittimi, sono privi di fondamento, anche perché poi l'atto di indirizzo di quella giunta è venuto meno, perché la giunta se n'è andata a casa il 4 giugno, anzi il 12 giugno quando è stato. E quindi questo, come dire, solo per dare un accenno, vi ringrazio. Ah, e poi l'ultima riflessione, che voi non l'avete fatta ma la faccio io magari dal punto di vista politico, mi chiedo il perché non sia stato fatto spoil system su VEA, perché noi dal 16-17 di giugno con il sindaco Fucsia ci troviamo comunque ancora a Piero Rosa Sarno a guidare VEA e che gli sta attaccato come una cozza. Perché se voi andate a vedere in tante occasioni pubbliche, voi vedete il sindaco e poi quello che gli sta attaccato come una cozza non sono i suoi capi di gabinetto e compagni, no, è Rosa Salva. E perché ha votato? Vabbè, ma c'è una mala lingua. Ma io mi chiedo appunto perché non sia stato fatto spoil system di un ex segretario della Margherita che tra le varie cose che ha detto è che il marchio di Philip Stark non funziona, cioè questo è lo spessore della presidenza appunto di Rosa Sarno, quindi insomma possiamo farne anche a me, insomma avremo il cavallo di Caligola Fucsia, ma almeno avremo fatto lo spoil system, non lo so. Grazie. Una battuta, anzi due, una risposta al turismo, a cosa fa il turismo visto che ci lavoro. L'anno è stato svuotato, oggi il budget dell'assessorato è meno dello 0,5% di ciò che viene dato a Vela e quindi diciamo questa parte economica è tutto conseguente. Solo una battuta invece sulla cosa che mi ha più inquietato di quello che avete fatto vedere al di là dei numeri e tutto, solo una frase, cioè il fatto di mi pare che sia una dichiarazione che avete trovato, il fatto che Vela agevoli nei permessi. Ecco, questo devo dire, in punta di diritto amministrativo mi lascia veramente perplesso, spero che sia sbagliato, perché non possiamo avere con l'amministrazione imparziale i permessi devono essere diciamo dati a tutti allo stesso modo. Pongo che insomma, è che abbiamo creato una società per dare in modo più facile i permessi a chi passa attraverso la società. Sì, grazie naturalmente per il lavoro che avete fatto, che mi stimola un po'. Qui avete usato il termine molto tecnico, che è quello di controllo analogo, cioè la società, una SPA, si dovrebbe comportare come i funzionari pubblici di fatto. Quindi mi chiedo, mi sembra giusto che alcuni spazi per la pubblicità siano affidati in modo da far soldi, però no, fa soldi di più diciamo del normale, però A non si vedono i dividendi alla fine, come si è detto, B mi chiedo, ma a quanto li vendono e come? Perché un operatore pubblico fa delle gare, pubblica delle tariffe, magari più alte, differenziate, cioè c'è lo sponsor, ma di chi è lo sponsor alla fine? Dico in modo molto cattivo, ma cioè, i grandi spazi pubblicitari affidati a Vela, quanto vendono di
dipende dalla trattativa privata che fa Vela, non lo sappiamo. Sappiamo però una cosa, che c'è un regolamento comunale che vieta la pubblicità in Casa Grande. Dopodiché, adesso vediamo che ci sono... non in Casa Grande, in città. Ma si va in deroga. In bacino, però non una misura che ci sono delle deroghe. Adesso vedo anche, i motoscafi della CTV con la pubblicità comoda. Cioè, non c'è più limite ormai a questo. Stiamo vendendo tutto, ma probabilmente anche a pochi soldi. Poi nel pubblico valgono alcune regole, sia per chi amministra che per chi dirige, per funzionare l'indipendenza. Quindi sarebbe bene verificare se anche questo funziona in vera, che significa non contrarre con soggetti dei quali personalmente fai parte, associazioni, società o altro. Cioè, ho il sospetto che invece siamo davanti a dei comportamenti molto critici, ecco, e bisognerebbe chiedere all'amministrazione comunale che renda pubblica e che se per un controllo lo faccia sul serio. Grazie. Precisazioni. Sì, allora Riccardo, premesso che in tutto il territorio di Venezia sono proibite le affissioni, e c'è un regolamento, come dice uno, non ci sono le verbi. Ora vi faccio un esempio, soltanto per attirare un attimo la vostra attenzione. La grande pubblicità a Piazzale Roma. Ecco, vi siete chiesti com'è nata quella lì? Allora, quella grande affissione è nata con una scusa di un cantiere esistente di restauro, che non c'era mai stato, erano messa lì ed è ancora lì a distanza, credo, di 8 anni. Cioè, questi comportamenti sono all'ordine del giorno di questa amministrazione, non questa che è arrivata perché era una formalità, ma di quelle che hanno preceduto. Quindi non dobbiamo semplici, dobbiamo chiedere assolutamente chiarezza di queste cose qua. Perché c'è una grande affissione che è lì, abusivamente, in un cantiere che non esiste? E di queste cose potremmo parlare per ore, per il comportamento di Vela. No, solo un intervento veloce per dire che noi, appunto come opposizione in consiglio comunale del Movimento 5 Stelle, cercheremo di portare avanti questa, proprio concretamente, questa lotta sia di dipendenti per avere un po' di equità, però sia per il riordino. Allora, quello che abbiamo già fatto è stato presentare una mozione dove appunto ancora un paio di fatti sollecitava il riordino delle società partecipate, è stata approvata all'unanimità. E, c'è da dire che se il discorso Vela si apre anche tutto il discorso di riorganizzazione del trasporto, dove adesso abbiamo parlato dell'attività di promozione degli eventi di Vela, però è molto importante anche l'argomento del riordino di queste 4 società e possibilmente andare all'origine un'unica società che gestiva tutto il trasporto pubblico locale. E allora, hanno già bocciato la mozione che si chiedeva di trasferire il 27% delle risorse, però cercheremo di tornarci su con altre forme. Possiamo, comunque come opposizione, costringere, chiedere che vengano convocate delle commissioni per l'analisi e l'approfondimento. E io sono convinta che quando si parla di riordino nazionale ci siano dei margini per convincere comunque la maggioranza una migliore gestione. Sicuramente, se portiamo a loro l'attenzione la vostra analisi attraverso una commissione, potremmo ricavarne qualche risultato positivo, insomma. Quindi noi con gli strumenti di cui disponiamo ci siamo. È importante mantenere viva l'attenzione, quindi questo tipo di iniziative sono fondamentali. Intanto ringraziare anche per la ricerca che ha fatto, ma cogliere questa occasione per dare
darvi un elemento di conoscenza storica di cosa è successo. Io ero consigliere comunale a Venezia tra il 93 e il 97, con la prima giunta facciale. Ebbene, noi in quel periodo ci eravamo accorti che a vendere i biglietti di ACTV erano persone inquadrate con il contratto degli autotreni stranieri che costavano il doppio se non il triplo dei dipendenti che avrebbero potuto essere assunti con il contratto del commercio. Non solo, ma dipendente del contratto del commercio in quegli anni poteva fare circa 40 ore settimanali, mentre invece un lavoratore del settore dell'autotreno tranviari era stato assunto magari per fare l'autista, per fare il motoscafista, dopo alcuni periodi di tempo non riusciva più a fare il lavoro per cui era stato assunto e lo mettevano a fare i biglietti, ma mantenendo tutte le prerogative, cioè sostanzialmente le quote parte, i turni, quindi praticamente il vantaggio che poteva trarre la città da quell'idea era enorme per quanto riguarda la riduzione dei costi della vendita dei biglietti. Non solo, ma mentre la rigidità che c'era all'interno del settore autoferro tranviero avrebbe impedito di far vendere a un dipendente della CTV un prodotto diverso da quello del biglietto del trasporto, e quindi questo portava a un enorme vantaggio e un enorme risparmio per la collettività. Quindi non è stato un processo di terziarizzazione da parte del comune, ma è stato un processo di, chiamiamola, terziarizzazione da parte dell'azienda di trasporto per vendere i biglietti sotto un'altra forma. Cos'è avvenuto successivamente? È avvenuto tutto quello che avete denunciato voi. Quindi praticamente in questo caso specifico per quanto riguarda Milano, noi partiamo da un'idea che secondo me era giustissima e fondamentale nell'interesse della collettività, a un qualcosa che va ricercato, ma voi secondo me con l'analisi avete centrato sicuramente qualcosa di interessante, perché poi si è arrivati a questa conclusione, cioè che sostanzialmente partendo da un vantaggio collettivo si è arrivati a uno svantaggio collettivo, e quello che ha parlato prima di me secondo me sicuramente lo ha evidenziato, perché noi sostanzialmente sopportiamo come cittadini i costi di questa azienda. Quindi vi ringrazio per il lavoro che avete fatto e non so se sia stato utile questo ricordo storico che vi ho portato. Faccio solo davvero due battute che mi sono venute, insomma. In una delle prime tornate di attività sindacale in comune come MSU, che c'era vice sindaco, assessore al bilancio, assessore personale, eccetera, 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 i compagni Michele Vianello, c'era qualcuno forse dei presenti, di testimone. Mi ricordo benissimo che le nostre obiezioni che gli facevamo rispetto a tutte queste esternalizzazioni, la sua risposta fu: noi esternalizziamo al centro di comando, resto io, no? Quindi, e la storia credo che ci abbia poi dimostrato così il comune controlla e comanda rispetto alle società partecipate. Un'altra battuta, e solo una sottolineatura, che credo a volte dimentichiamo, noi stiamo parlando di spazi che sono dei beni comuni, sono beni nostri, dei cittadini, che dovrebbero essere fruiti e fruibili di cittadini, che noi diamo in gestione a una società per azioni, e che mette poi a disposizione di chi fa business, e poi noi per fare una conferenza dobbiamo stare in questo posto a battere, no, che si dice in veneziano, come si dice, no? A battere i denti, perché altri spazi questo comune da mettere a disposizione della città non ne ha. Anche di questo dobbiamo tenere conto. Sono beni comuni, beni nostri, quelli che abbiamo in gestione della città d'operazioni e sulle quali farà lucro. Grazie. Sì, faccio una precisazione velocissima, perché forse in apertura mi sembrava che Liana l'avesse detto, però forse non si è capito.
tutto quello che avete visto e sentito qui, uscito dalle nostre bocche e dalle nostre dita, noi sì, qui siamo il gruppo cosiddetto, appunto, che ci siamo costituiti poi il sindacato di base COVAS dentro al comune, ma questo lavoro l'abbiamo fatto come privati cittadini, cioè tutto quello che abbiamo raccolto è ciò che ogni privato cittadino può raccogliere, trovare, leggere, analizzare. Non c'è nulla di quello che trovate qui che noi possiamo aver recuperato dal nostro ruolo di dipendenti del comune. Questa è una precisazione importante perché da un lato, se l'avessimo fatto, avremmo potuto avere molti più dati ovviamente a disposizione, però dall'altro lato sarebbe stata un'operazione che non ci aiutava a dire quello che vogliamo dire, perché qui stiamo sarebbe stata anche un'operazione un po' scorretta dal punto di vista del regolamento del comportamento del dipendente pubblico, ma al di là di quello non ci avrebbe aiutato a sollevare il problema che volevamo che venisse fuori anche dal punto di vista del comune, cioè le tue società, caro comune, gestiscono un sacco di soldi, ma gestiscono anche parte della vita dei cittadini, vedi le messe scolastiche o l'assistenza domiciliare esternalizzata, altre cose di questo tipo, e il cittadino fa fatica a capire con chi ha a che fare e questa persona cosa fa, quanti soldi muove, eccetera. Non ho mai di parlare, però mi pare che questa è una delle primissime volte che in questa città qualcuno fa qualcosa finalmente di diverso, tanto di cappello. Perché io ho sempre chiesto, e ci stiamo dicendo cose da una vita in tanti, che i primi, lo so che è difficile, lo so che lo fanno anche pagare i dipendenti, i migliori dipendenti li hanno emarginati e lo ha fatto la gestione cacciaria, quando davano fastidio, non lo vedevano, io sollevavo Maurizio. No, sto parlando di un problema di fondo, che è difficile che il dipendente comunale si assuma le responsabilità che si stanno prendendo, perché nei 20 anni che ho visto io, li hanno sempre fatto pagare. Quindi bisognerebbe, primo, che fossero molti di più, secondo, che tutti i sindacati facessero quello che loro stanno facendo, e non solo i sindacati, e che le forze politiche coprissero le persone che hanno la dignità, il tempo, la voglia di fare quello che avete fatto. Per dire che non mi basta ringraziare, certo ringrazio, ma è importante questo discorso, perché è proprio quello che se non tengono sotto controllo quelli che le fanno tutti i giorni le cose e le vedono, è difficile. Molte volte gli stessi consiglieri comunali fanno fatica a capire cosa veramente succede nella macchina comunale. Voglio solo dire due cose, ma questa è la cosa più importante, complimenti, scrivono una cosa fresca da avanti. Vi faccio due esempi, io ho litigato di brutto, lo ricordavo un attimo fa il collega del video, per esempio con Acciari, che è cominciata lì la cosa, quando ha cominciato a teorizzare che bisognava buttare fuori del comune e il lavoro che faceva l'amministrazione comunale. Vi cito due esempi, e mi fermo qua, ma ne conosco molti altri, perché sono stato una decina d'anni e poi come potevo più litigare di nascosto con la mia maggioranza, beh, non si poteva litigare in pubblico e quindi mi sono stufato di rovinarmi tutti i giorni la vita nei corridoi di nascosto. Ma è cominciata proprio persino con quella meno peggio delle tre amministrazioni di cacciare, è cominciata lì. E le cito due casi, che ripeto, non sono molti altri. Faccio dei esempi che capiscono tutti. Noi avevamo il più bello ufficio del verde pubblico in Italia, e quello di sapere quello che dico era famoso sulla qualità, sulla gestione, sulla serra che adesso è diventato un locale pubblico e altre cose. Il vecchio dirigente d'avanzo aveva costruito un gioiello ed eravamo famosi perché il verde di questo comune, abbiamo fatto anche le normative, le ho fatte proprio io a suo tempo, per controllare ogni singolo albero, vi dico cosa significava costruire le schede e le norme per ogni albero in questa città, è stato fatto in meno di un anno, e per gestirlo il pubblico e controllare il verde privato. Cacciari utilizzava che bisognava esternalizzare tutto quello che si poteva, cioè buttare fuori dal comune perché il comune funzionava, lui doveva
per riformarlo. Luciano impegnato, la prima amministrazione era che lui avrebbe gestito e riformato l'amministrazione comunale. Era peggiorata sempre di più, perché negli anni la cosa è degenerata. I due esempi che faccio, questo in verde è diventato un sottopostola ridicolo, non avevo neanche la gente che sapeva la cosa che faceva, di Veritas. E poi siamo arrivati al punto che gli unici dipendenti comunali che un po' controllavano la situazione di Veritas sono stati assunti da Veritas, per cui il comune non ha più avuto nessuno che in realtà controllasse tutta l'immensa quantità di verde del comune. E all'epoca chi c'era, se ne ricorderà, l'impegno era, noi dopo mi avrebbe venuto dopo, ma noi faremo un pezzo di del comune fatto solo per controllare le partecipate. Doveva garantire il controllo di merito, di bilancio, di persone, delle partecipate che già allora erano e che stavano aumentando. La seconda cosa che dico, tanto io dico le cose scorrenti, se qualcuno vuole può guerrare quando vuole, è la seguente. Con il sindaco che avevamo nel 90, che non finiva mai di ringraziare, perché sicuramente la città non ha capito che ha avuto il miglior sindaco d'Italia, il più onesto, il più corretto, il più pulito che mai la città abbia avuto, parlo di Casaldati, per chi ha saputo. E devo sempre ringraziarlo perché ha sempre coperto quello che provavamo a fare buttandoci l'anima dentro. Abbiamo comprato moltissime aree, guardate, parlo di milioni, di tantissimi soldi, non so quale qui spiglia, quello è verde tantissimo, così la cosa che vi sto dicendo è tantissima. L'immobiliare veneziana che avete citato voi, che vedete dentro una roba passata che mi sembra tantissima, l'immobiliare veneziana era stata fatta prima all'inizio per poter acquisire le aree in via speditiva senza le procedure e le lungaggini della procedura del bilancio comunale, perché il bilancio è portare in giunta, poi portare in consiglio, eccetera, e poi lavorare in silenzio, ma con interessi pubblici. Io non ho detto di no, per 3 mesi che noi abbiamo abitato in Marco, perché abbiamo comprato le aree dell'ospedale a 9.000 lire al metro quadro. Mai nessuno in Italia ha comprato le aree così. Le aree enormi, anche molto più larghe dell'ospedale Umberto I, nuovo di Mestre, le abbiamo comprate nel silenzio assoluto, di 4 mesi di lavoro in silenzio, in segreto, e tutte le altre aree di terraferma, perché i maestri dell'università mi hanno insegnato, la prima cosa che fai è comprare le aree, il primo giorno di assessorato, contatemi le aree, e dopo si discute. E abbiamo comprato tutte le aree per le case delle federale pubblici, ma dove veniamo a dire? Tutte le aree per le case pubbliche, tutte le aree per le attrezzature di standard che siamo riusciti a comprare, e le abbiamo comprate moltissime. In quel periodo, in un anno, 88-89, abbiamo comprato tutte le aree pubbliche che potevamo comprare della terraferma, a prezzi ovviamente silenziosamente stracciati. Nessuno sapeva che stavamo comprando, nessuno era avvisato, nessuno poteva giocare al rialzo, eccetera, eccetera. E siamo andati di persona per capire, perché dopo si era notato, come diceva prima, nel suo posto, attenti, nel suo posto gravissimo, andava il sindaco e il sottoscritto a trattare privatamente con la persona che si vendeva le aree e gli garantivamo che stavamo comprandole per interesse pubblico, per l'ospedale, per le scuole, per le case. A un certo punto questa cosa, che è l'immobiliare veneziana, che ha procedure agili, costruita per questi motivi che ho appena detto, perché io non mi fido dell'ufficio patrimonio del comune di Venezia, ho criticato un passetto decine di volte, e ho detto in pubblico un di volte che sono tutte stime fasulle, lo sto dicendo anche adesso, quelle che non si vogliono, le stime fatte dall'ufficio, più dell'ufficio, perché vi ricordo le litigate in pubblico la teniamo detto con il nostro caro sindaco Orsoni, che ha preso il 10% di quello che dovevo prendere col fondo dei tedeschi, io dico meno del 10%, perché dovevo chiudere il bilancio il 31 dicembre, e tre giorni prima di Natale ha svenduto in qualche maniera il caso d'uso
dentro cassa, cioè sto facendo speculazione pubblica sui terreni che abbiamo comprato per fare le scuole, i verde, le case e l'ospedale. Mi chiamo? Io sta roba e altre cose che non voglio dire perché sennò la vita, ma ne so di più, perché avevo imparato a stare in comune, quindi avevo tutte le persone che non possono dirlo, ma sapendo come la pensi te lo vengono a raccontare. Io sono andato a sedermi sul tavolo del mio sindaco e gli ho detto non è più possibile che l'immobiliare venga gestita, se volete che non potete immaginare, ma vi posso dare anche se un ufficio mi interroga come ho fatto col nome, io parlo fino in fondo e firmo e dico, dopo vediamo, guarda che questo si deve andare in galera, ho detto in galera, e non mi muovo da questo tavolo se tu non fai qualcosa. La risposta del mio sindaco è stata, mi dispiace, chi ho messo a dirigere l'immobiliare veneziana è uno dei miei grandi elettori, non lo posso toccare. E però mi sto spiegando, quello che sono a dire, guarda che non ho fatto quella denuncia, ho detto come oggi funziona bene, è chiaro, l'immobiliare veneziana fa esattamente l'opposto di quello per cui è stata creata e usata nei primi anni. Era usata per evitare l'assicurazione, per pagare le aree a prezzo minimo possibile e adesso sta speculando, vendendo i terreni che noi abbiamo comprato a quei prezzi per fare il servizio pubblico.